Bentornati a un'altra puntata della Cartella dei Talenti, il talk show dell'imprenditoria giovane, innovativa, e questa sera di idee innovative ne abbiamo veramente tante, dal food all'artigianato, e soprattutto parleremo di imprenditoria al femminile. Avremo ospiti imprenditrici donne, ma anche i loro partner uomini, per capire perché quale apporto danno le donne a progetti da contenuto altamente innovativo. Ma prima però, come sempre, ascoltiamo alcuni aneddoti dei nostri nonni del nostro territorio, e quindi guardatevi questa clip. Se potessimo tornare indietro. Nella vita giovane era un pianto. Cioè, avevamo delle compagnie che non si muoveva una foglia. Perché si stava meglio. Stava meglio. Eravamo giovani almeno. Meno problemi, meno acciacchi. I miei avevano un'attività qui in zona, erano alimentari e frutta e verdura, perciò si dava una mano. Si andava a ballare, sì, si divertiva, così, insomma, con poco. E si lavorava già da presto? Si lavorava già da presto? Si lavorava, non si pensava a tante cose, capito? Certo. C'erano i divertimenti. Secondo me era meglio quando si stava peggio, quando c'era un po' di più di miseria, si andava meglio. I giovani di oggi come li vede? Forse sono più sfortunati di noi, perché hanno meno possibilità di lavoro, e anche perché secondo me non sono spinti molto dalla famiglia, perché loro si adagiano in casa, tranquilli, fino a 30 anni, mantenuti e viziati dai genitori. Tutti uniti, adesso sono farfallone, anche le donne, sono cambiate e fanno schifo. Invece adesso per una televisione? Per Icaro TV, Icaro 91. Adesso lo vediamo loro, lo misceriamo. Alcune signore hanno delle opinioni un po' forti, e vedremo però come sono veramente le donne di oggi, che hanno tanta voglia di fare. La mia prima ospite, ve la presento subito, si chiama Chiara Macatrozzo, viene da Venezia, però è trapiantata a Rimini ormai da tanti anni, per cui di fatto si può considerarsi riminese a tutti gli effetti, e il progetto che porta avanti ha un nome molto che infonde molta speranza, che si chiama Piazza Arcobaleno. Innanzitutto, ciao Chiara, come ciao. Stai? Ciao. Allora, Piazza Arcobaleno, di che cosa si tratta? Cosa porti avanti? Allora, il nostro progetto sta sviluppando un marketplace pensato prevalentemente per le micro e piccole imprese artigiane italiane, per promuovere il Made in Italy principalmente all'estero. Infatti la nostra piattaforma sarà formata da tanti piccoli negozi, tante piccole botteghe artigiane, proposte poi all'estero, principalmente, diciamo, inizialmente nei paesi del nord Europa, Germania, Regno Unito e paesi scandinavi, dove abbiamo visto c'è un forte interesse per i prodotti italiani artigianali. Certo, ma come mai siete partiti da quest'idea? Quale periodo storico sta vivendo l'artigianato in Italia? Ma nasce un po' perché da una passione, come spesso succede, nel senso che a noi i prodotti artigianali sono sempre piaciuti molto, c'è una passione, io avevo un nonno falegname, sarà questo, non lo so. Però c'è anche un paradosso, perché nonostante noi siamo famosi all'estero per i nostri prodotti bellissimi, certo, e unici, in Italia le imprese artigiane chiudono in modo molto alto, ci sono più chiusure di imprese artigiane piuttosto che aperture. È un settore che sta soffrendo molto, specialmente i piccoli artigiani, che hanno un mercato relativamente locale. Allo stesso tempo all'estero, appunto dicevo, i prodotti artigianali italiani sono estremamente apprezzati,
e la capacità d'acquisto è anche diversa da quella italiana. Quindi noi cerchiamo di fare un po' da ponte tra i piccoli e i micro artigiani che soffrono un po' la crisi e comunque non riescono a uscire dal proprio ambito locale, a questi mercati esteri che invece cercano proprio questo. E in che modo li aiutate? In che modo li fate varcare i confini della nostra penisola? Allora, la nostra piattaforma è studiata per essere estremamente semplice e intuitiva, in modo che un artigiano che anche se non ha delle grandi conoscenze informatico-tecnologiche può tranquillamente iscriversi, aprire il proprio negozio, inserire i propri articoli in vendita. Poi noi gestiamo l'ordine dall'inizio alla fine, nel senso che facciamo promozione del suo negozio con strategie di web marketing e di marketing mirate. Nel momento in cui l'ordine viene effettuato, gestiamo sia la transazione e la logistica, che è un servizio molto apprezzato dagli artigiani perché può essere anche molto complesso a volte, specialmente se certo. L'artigiano è da solo o certo. Con uno o due dipendenti. Che quindi noi appunto sono sempre imprese molto piccole, sì, dicevi prima, sì, delle microimprese. Sì, microimprese. Oltretutto noi, avendo un numero di artigiani alto, riusciamo ad avere anche dei prezzi diversi che un artigiano singolo per la spedizione. E poi gestiamo anche il servizio post vendita, nel senso che se eventualmente ci fossero dei contenziosi o dei problemi, noi abbiamo un servizio clienti multilingua dedicato, perché poi questa piattaforma è già pensata in inglese e tedesco, oltre naturalmente all'italiano, certo. Quindi facciamo anche questo servizio di traduzione. Quindi insomma il vostro è un aiuto ad internazionalizzare i prodotti, anche perché abbiamo i dati economici ci dicono appunto che grazie all'export e molte aziende oggi riescono a sopravvivere dato la depressione dei consumi interni, quindi quanto esatto. È importante l'export per un settore come quello dell'artigianato? Moltissimo, moltissimo. Noi abbiamo visto che, facendo delle ricerche, che il Made in Italy, l'artigianato, se fosse un brand, sarebbe al terzo posto delle parole più cercate su Google dopo Coca-Cola e Visa, quindi assolutamente apprezzatissimo, potentissimo, bravo. E di conseguenza, e poi comunque sappiamo anche dai dati Istat che l'export è una parte molto importante del nostro, certo. Del nostro PIL, insomma, quindi sicuramente certo. È un'ottima opportunità per gli artigiani, per tutto il settore. Certo, tra l'altro il vostro nome è Piazza Arcobaleno, così parte da una mission molto innovativa, ci vuoi spiegare la sua etimologia, la sua origine? Il nome parte da un libro di Antonio Scarmeta, I giorni dell'Arcobaleno, dove racconta come con un'idea innovativa e controcorrente sono riusciti a far cadere il regime di Pinochet. Quindi una cosa molto forte, molto rivoluzionaria. E a noi ci è piaciuto questo spirito innovativo e controcorrente e anche positivo, perché lo slogan di questa campagna era allegria e il simbolo era appunto un arcobaleno, e da qui noi siamo partiti sperando di essere positivi e non magari così rivoluzionari come questa campagna contro un regime così grosso come Pinochet, però sicuramente portare qualcosa di positivo e di buono al settore dell'artigianato italiano sarebbe già un grosso risultato. Per essere perlomeno lungimiranti, dato che oggi funziona cambiare pelle per poter sopravvivere. Certo. Allora, vediamo la tua cartella, così mi racconti che cosa hai portato, ci racconti il tuo lavoro a partire dagli oggetti che hai portato. Allora, il primo oggetto... In questa cartellina che è molto da computer, immagino. Sì, noi lavoriamo, essendo una piattaforma web, molto col computer. Allora, primo però è il telefono. Verde speranza. Esatto, nel senso che molta parte del mio lavoro è parlare al telefono con gli artigiani, perché comunque... Tra l'altro vediamo anche delle foto che passano in rassegna, così vediamo alcune di queste creazioni. Sì, molto i nostri clienti sono, i primi clienti sono gli artigiani, e ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, non li possiamo assimilare con nessun altro, quindi ogni artigiano ha bisogno di essere ascoltato, di essere capito, di capire quali sono le sue peculiarità, come possiamo aiutarlo, di cosa ha bisogno.
specialmente in questa prima fase dove ancora gli artigiani non conoscono Piazza Arcobaleno perché ancora non è online, quindi io passo l'80% del tempo al telefono. Al telefono. Sì. Bene, poi, secondo oggetto, chiaramente si vede che dà la sagoma lavoro. Esatto, non è difficile indovinare, è un computer, perché comunque gran parte del mio lavoro poi è stare al computer, inserire dati, comunque studiare strategie di marketing, vedere come funzionano i mercati, quindi è una piattaforma web, quindi sicuramente il computer. E secondo te, visto che studi i mercati, quali sono quelli più attratti dai prodotti italiani? Sicuramente noi abbiamo visto appunto per quanto riguarda l'Europa, il nostro primo mercato di riferimento è la Germania. La Germania perché comunque, nonostante tutto, apprezzano moltissimo la creatività, il talento e la bellezza italiana. Quindi l'artigianato un po' racchiude la cultura, i prodotti artigianali racchiudono la cultura, il talento, la bellezza italiana. Quindi è uno dei paesi che più apprezza, che è più interessante come mercato. Insomma, gli diamo un sapore alle cose che nel nord Europa non riescono a dare. E che apprezzano molto. E l'ultimo, il terzo oggetto è più metaforico, è una bussola. Ah, molto carina. È una bussola per non perdere di vista gli obiettivi, perché comunque in questa prima fase anche di startup bisogna avere molto, molto chiaro dove si vuole arrivare, perché comunque la banca ti dice una cosa, l'artigiano ti dice un'altra, i soci o comunque i collaboratori ti dicono altre cose, quindi le informazioni sono molte e la strada è appena iniziata, quindi è fondamentale non perdersi. Ecco, questo aspetto interessa molto ai nostri ascoltatori che spesso mi chiedono come si avvia una startup. Quali sono le difficoltà di avviare un progetto imprenditoriale innovativo proprio? Quindi ci racconti un po' alcuni trucchi del mestiere. Quali sono le difficoltà principali dell'avviare un'impresa propria? Ma innanzitutto i costi, chiaramente. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter iscriverci nelle startup innovative, nel registro delle startup innovative, quindi alcuni costi non ci sono. Massi. Sì, perché comunque nel momento in cui ti registri, come nel nostro caso come SRL, hai dei costi che sono quelli del notaio, che possono essere anche abbastanza alti, e poi l'iscrizione alla Camera di Commercio, tutte le pratiche. Noi appunto, essendo startup innovativa, le spese del notarili non le abbiamo e neanche l'iscrizione alla Camera di Commercio. Allo stesso tempo le pratiche burocratiche amministrative in Italia per noi perlomeno sono complesse. E per noi che siamo solo in due abbiamo dovuto comunque appoggiarci a uno studio esterno che chiaramente giustamente costa. Ha dei costi. Sì, quindi è costoso. E per quanto riguarda il reperimento di finanziamenti, l'accesso al credito, i prestiti? L'accesso al credito è un po' lo stesso, nel senso che le banche vogliono sempre moltissime garanzie in Italia, difficilmente investono su un'idea semplicemente. Quindi dopo hai dei soldi, insomma hai dei capitali o trovi un investitore o altrimenti appunto devi fare ricorso al credito dando garanzie personali, perlomeno per noi è stato così. Certo. Poi appunto noi siamo un'impresa femminile anche appunto e esiste uno strumento molto importante che è il fondo di garanzia dello Stato che con delle condizioni, se l'impresa rientra ad alcune caratteristiche, fornisce una garanzia, in supporto a quella che dai tu. Il problema è che non sempre le banche lo sanno, quindi se tu non ti informi rischi di non usufruire di queste agevolazioni. Quindi lo dico, esiste, se siete impresa femminile o startup innovativa, esiste anche questo, è importante. Quindi, e le prime mosse per aprire una startup, proprio in concreto, le prime code agli sportelli che si fanno, le prime step burocratici che si affrontano? Innanzitutto si decide che tipo di società si vuol fare, che forma giuridica avere e poi in base a questo ci sono pratiche diverse, comunque si va alla Camera di Commercio, si iscrive nel registro delle imprese, si compilano tutta una serie di moduli, si decide il codice della propria attività e poi si va all'Agenzia delle Entrate e si prende la partita IVA. E la prima persona a cui chiedere una consulenza, un commercialista? Sì, nel nostro caso sì, noi abbiamo fatto così.
ti dà un'infarinatura in generale. Purtroppo non abbiamo avuto un buon approccio con la Camera di Commercio, con il registro delle imprese della Camera di Commercio, non ci hanno dato molte risposte. Quindi alla fine, se andate a un commercialista, è stato molto più semplice. Certo. Poi ci sono anche le associazioni di categoria, eventualmente, che comunque so che forniscono aiuto a seconda del settore in cui ci si rivolge. Poi noi, essendo un'azienda un po' particolare, abbiamo preferito fare con un commercialista perché era più preparato, insomma ci ha dato delle risposte molto più velocemente. Ho capito. E, tornando un po' al filo conduttore di questa puntata, ovvero l'imprenditoria al femminile, come essere donna imprenditrice in Italia oggi? Noti delle difficoltà? È faticoso. Faticoso. Tu sei anche mamma, quindi. Sì, più che altro è questo. Non lo so, io parlo della mia esperienza. Per quanto mi riguarda è faticoso perché appunto io sono anche mamma, quindi gli aiuti sono veramente, cioè non ci sono, io non ho neanche nonni, quindi non posso neanche usufruire del welfare familiare. Wonder Woman. No, vabbè, si fa tutto, però è faticoso, quando i bambini stanno male ci si organizza, si lavora di notte, insomma, purtroppo è faticoso, non esistono gli asili aziendali, non esistono strutture per agevolare le donne nel lavoro ancora. E infatti io, tra l'altro, per preparare puntate in cui ci siano imprenditrici donne faccio sempre molta fatica, perché si fanno un po' fatica a trovare donne che appunto riescano a mettersi in gioco, tant'è che i dati sull'occupazione femminile nella nostra provincia sono tra l'altro abbastanza preoccupanti rispetto ai dati delle altre province dell'Emilia-Romagna. Ad esempio da noi le donne occupate sono il 52%, mentre in media nella regione sono il 59%, ed è il dato più basso di tutta la regione, quindi rimina un po' questo deficit forse nel riuscire a far lavorare le donne, a sfruttare il potenziale femminile al massimo. Quindi insomma ci auguriamo che le cose possano cambiare e trarre ispirazione da storie come la tua. E poi ti volevo chiedere quali sono le tre parole fondamentali, rappresentative un po' della mission di Piazza Arcobaleno, così mi avvicino alla bacheca e me le segno. Allora, la prima parola a cui ho pensato è un po' una provocazione, nel senso che l'imperfezione. 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 In questo mondo dove ci costringono a essere appunto molto performanti, a essere bravi, a stare dentro degli schemi molto rigidi. Noi invece crediamo nell'imperfezione umana, quindi nell'artigianato, che è penso l'emblema, uno degli emblemi più forti di quanto possa essere bella l'imperfezione. Certo. Perché anche un paio di scarpe, la destra e la sinistra, artigianali non saranno mai uguali. Ok. Quindi insomma, dall'arcobaleno, da Pinochet all'imperfezione, ti piace un po' questo, hai un po' questo spirito rivoluzionario, l'abbiamo capito. Ma che adesso rivoluzionario. Innovativo, grosso, perlomeno. Sì. Lungimirante. Controcorrente, mi piace dire, rispetto al momento. Benissimo. E poi la seconda parola è l'immaginazione. Okay. L'immaginazione, perché questo progetto nasce da un'idea, da un sogno di immaginare un mondo diverso dove appunto ci si possa prendere del tempo per apprezzare un prodotto che non è solo un prodotto ma è una storia, ma c'è una persona dietro, e immaginare di poter creare un business che sia anche sostenibile, che sia anche rispettoso delle persone, dell'ambiente, delle donne, appunto, di ritmi diversi. Ecco perché Piazza Arcobaleno ha una sorta di manifesto etico, giusto? Sì, sì, noi abbiamo questo manifesto etico che è un po' la nostra, nostro spunto per tutte le politiche che facciamo, nel senso che appunto cerchiamo di creare un business sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle persone, quindi contro le discriminazioni, il fatto che appunto sia un'impresa femminile, e che cercheremo di, nel momento in cui assumeremo qualcuno, di privilegiare le donne e le politiche contro la discriminazione e
anche il fatto che comunque i nostri utili, sperando che ce ne siano molti, li abbiamo deciso di reinvestirli continuamente, saranno continuamente reinvestiti in politiche di sostegno alla nostra rete degli artigiani e nella piattaforma, nel nostro progetto, quindi contro una logica di accumulazione del capitale ma di redistribuzione delle risorse, quindi a fini più un po' più sociali rispetto al profitto fino sì, a se stesso. Esatto. E poi abbiamo il discorso di vietare la cessione dei dati sensibili, che adesso è il nuovo petrolio considerato, certo. No? Ci sono delle politiche molto terribili sull'acquisto dei dati sensibili e noi abbiamo deciso di non farlo, insomma i dati che avremo dei nostri utenti saranno usati esclusivamente per l'utilizzo della piattaforma e basta. Poi la terza parola. La terza parola non me la ricordo più. Allora abbiamo detto imperfezione, immaginazione e attenzione. Attenzione. Attenzione a... appunto un po' quello, attenzione e condivisione. Nel senso appunto la condivisione come lavorare insieme e condividere un'idea, condividere un progetto. Noi pensiamo sempre di essere un servizio per gli artigiani, più che sfruttare gli artigiani, quindi lavorare con attenzione, con ascolto verso i nostri utenti per condividere qualcosa, che è un po' anche la ragione per cui reinvestiamo gli utili, quindi condividiamo i nostri profitti per crescere tutti insieme, crescere di più e crescere insieme, un po' uno slogan. Ma speriamo davvero di poter crescere tutti quanti insieme nell'immediato futuro. E grazie molto a Chiara, ci vediamo dopo per il selfie con tutti i nostri ospiti. Adesso pochissimi secondi di pubblicità, tra poco. Bentornati alla Cartella dei Talenti in questa puntata dove parleremo di imprenditoria al femminile e avremo un'altra ospite imprenditrice, il suo collega uomo, che ci racconterà quale talento trae dalla sua collega. E in questa seconda parte parleremo di food, di alimentazione, quindi ci guardiamo una clip e spero davvero per voi che abbiate mangiato, perché vi farà venire l'acquolina in bocca. Guardate. La salmoniera, madame. Oh my goodness. You have to taste this. Yeah. I know. I know. Chocolate cream pie. You know what I love about cooking? What's that? I love that after a day when nothing is sure, and when I say nothing, I mean nothing. You can come home and absolutely know that if you add egg yolks to chocolate and sugar and milk, it will get thick. It's such a comfort. Bad day? Mm. 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 When will this pie be ready? Soon, but I have to make the whipped cream first and let it set. I'll be here. It's a masterpiece. Mm. Mi scuso tanto ancora se non avevate mangiato. E i prossimi ospiti, ve li presento subito, sono Francesca Romana Verducci e Alberto Sorgi di Verso iFoodgood. Buonasera. Buonasera. Ciao Mirko. Allora, iFoodgood, parliamo di alimentazione. Di che cosa tratta questo progetto, Francesca? Il nostro progetto ha come mission quella di fare food education sulle persone, ovunque esse siano, e di insegnare a queste persone a mangiare in maniera sana,
ma soprattutto gustosa, perché noi siamo abituati a mangiare in maniera sana, quindi a pensare il cibo sano come un cibo afflittivo. La nostra missione è quella di far capire alle persone che si può mangiare in maniera sana, con gioia e con gusto soprattutto. Tra l'altro, far sapere alle persone non soltanto a casa nostra ma anche all'estero, infatti uno dei vostri mercati di riferimento è la Cina. Assolutamente sì, la Cina è il primo mercato di riferimento importante, prima di tutto perché noi trattiamo quasi esclusivamente biologico e il futuro del biologico sarà sicuramente in Cina, soprattutto del biologico italiano ed europeo in generale. E soprattutto anche perché Alberto è una persona che ha vissuto in Cina, tra Cina e Italia, negli ultimi 20 anni, quindi diciamo che questo connubio è nato da questo. E studiando il mercato cinese, studiando il mercato italiano, abbiamo capito insomma che il riuscire a comunicare con un paese come quello della Cina poteva essere molto importante, soprattutto per le aziende piccole e medie italiane che non hanno il potere da sole di raggiungere un mercato come quello cinese. Ecco, Alberto, qual è il potenziale di un mercato come la Cina, un mercato dove sempre più popolazione si sta arricchendo? Ma in questo caso specifico ci sono dei numeri che testimoniano la crescita vertiginosa del settore del cibo biologico. Si parla che annualmente, alle ultime attestazioni, ci sia un giro di mercato di circa 140 miliardi di euro. Quindi riguardo al biologico, il mercato del biologico. E la cosa più importante è che è un settore che non ha ancora delle linee guida, è molto frammentario, è molto suddiviso a livello regionale e non ci sono dei punti di riferimento, e gli stessi consumatori, che sono comunque alla ricerca di nuovi prodotti, non sanno come ricercarli e dove trovarli, e quindi manca tutta quella che è, da una parte, la fidelizzazione e dall'altra la conoscenza dei prodotti stessi. Quindi il nostro progetto è finalizzato proprio a questo, a cercare di far capire a questo mercato immenso, a questo grande numero di persone che possono spendere, ci sono circa 100 milioni di ricchi, sono numeri che sembrano grandissimi ma che per la Cina sono comunque quasi una nicchia, però permettono di fare delle stime, delle proiezioni che sono spaventose a volte. Anche in positivo. E qual è, Francesca, siccome a noi la cartella dei talenti ci piacciono i progetti rivoluzionari, qual è l'aspetto rivoluzionario di iFood Good? Allora, la grande rivoluzione di iFood Good, dopo quella che ti ho detto ovviamente all'inizio, è che per quanto riguarda la Cina abbiamo studiato bene il mercato, e in effetti abbiamo due clienti che da una parte sono i produttori di cibo biologico italiani ed europei e il cliente finale cinese. Di solito il grande problema delle piccole e medie imprese che hanno un grandissimo potenziale, avrebbero un grandissimo potenziale in Cina, è che arrivano in Cina tramite qualcuno che li accompagna in qualche modo ad una fiera e spendono un budget di circa 25-30 mila euro per fare questa fiera, dove incontrano mediamente una cinquantina di distributori cinesi, e dopo aver avuto tutti questi incontri e quant'altro, alla fine non si completa mai niente, non si concretizza mai nulla. È dispendiosa e poco efficace. Sì, perché la distribuzione cinese in realtà non è interessata all'innovazione. Essendo un paese che è assolutamente in via di sviluppo, non hanno alcun interesse nel spendere in innovazione. Loro vanno su prodotti che conoscono e che sono sicuri, il caffè Illy, la Nutella, per dircele tutte. Invece la popolazione cinese chiede prodotti innovativi e chiede prodotti biologici. Ma non si accontentano più nemmeno loro. No, e il problema è che loro non sono in grado di capire ancora questo gap, e quindi la nostra mission è quella di arrivare direttamente al consumatore finale attraverso la sinergia che siamo riusciti a creare con il Ministero della Salute cinese. Ah, quindi avete già dei contatti importanti. Sì, assolutamente sì, cioè noi siamo già pronti. Il Ministero della Salute cinese in Cina è l'unico che ha la possibilità
legalmente di avere dei food truck direttamente sul territorio. Food truck che sarebbero camioncini? Sono dei camioncini dove si parla di cucina, dove si fa educazione sul cibo e alle volte si cucina anche. La grande cosa è che noi potremmo essere in quei food truck sul territorio cinese a parlare direttamente con i consumatori finali e vendere il nostro prodotto direttamente ai consumatori finali. Tra l'altro possiamo passare in rassegna anche delle foto e del vostro progetto, vediamo anche questi camioncini che hanno così l'obiettivo formativo di insegnare un nuovo approccio al cibo anche all'estero. E, assolutamente. E poi avete progetti, ecco qua ne vediamo tra l'altro questo è il classico furgoncino, food truck, che come vedete ha in vetrina dei prodotti che sono cibo, biologico quasi sempre, e che promuovono il cibo salutare. Quindi questo è un prototipo? No, questi ne esistono già 400 in tutta Pechino. Ah, ecco. Il piano di sviluppo quinquennale li porta a circa 2.000? Sì, oltre 2.000. Oltre 2.000 nei prossimi due anni, su tutto il territorio cinese ovviamente, perché vuol dire una copertura enorme. Infatti il nostro progetto si basa sull'educazione al cliente finale, quindi la vendita al cliente finale direttamente all'interno dei furgoncini. Non capito. Questo invece, se possiamo un attimo soffermarci, sì. È l'altra parte del nostro lavoro, cioè nel nostro lungo viaggio in Cina abbiamo avuto la possibilità di scoprire anche il cibo di eccellenza cinese, che in Italia ancora non esiste, food biologico anche quello. È una pasta di soia 100% biologica, quindi gli ingredienti sono solo soia e acqua. E la grande novità di questa pasta, che riusciremo ad importare in Italia a brevissimo, circa fra un mese avremo il primo carico, è che è una pasta a bassissimo indice glicemico, assolutamente buona e ricchissima di fibre e ovviamente con molto calcio e ferro, e ci potremo mangiare un piatto di fettuccine senza avere il problema di pensare a quanti chili metteremo su. Ma come mai c'è questa attenzione sempre più crescente verso la qualità del cibo? Noi vediamo dai palinsesti televisivi che sono sempre più invasi da cooking show ai ristoranti, anche qua a Rimini stanno fioccando sempre di più ristoranti che offrono non più la cucina tradizionale con la tagliatella e la piedina, ma cucina giapponese, americana, cioè c'è sempre un maggiore desiderio di ricerca da parte del cliente di un cibo più particolare, curato. Da dove nasce? Allora, da un lato, secondo me, c'è stata una grande globalizzazione. Negli ultimi 20 anni sono cambiati proprio gli usi e costumi delle persone, hanno iniziato a viaggiare molto di più, i giovani ovviamente hanno un'apertura mentale estremamente diversa. Dall'altro lato, ti dirò, parlando specificatamente del biologico, del vegano e quant'altro, abbiamo un'attenzione molto più meticolosa su questo, perché per tanti anni abbiamo mangiato prodotti senza leggere le etichette e ci siamo resi conto con l'andare del tempo che i nostri figli sono diventati sempre più hanno avuto sempre più problemi di peso, e quindi poi siamo arrivati ad essere delle persone che hanno avuto problemi con la sindrome metabolica, e quindi combattere tutti i giorni con un cibo che è buono ma non è sano diventa un problema. Quindi questo è stato un po' all'inizio. Poi secondo me una grande pietra miliare è stato il libro The China Study del dottor Campbell, che comunque ha creato una rivoluzione in tutto il mondo. Quindi lui ha posto un po', secondo me, un giro di boa al quale tutti abbiamo iniziato a guardare in maniera diversa il cibo. E per questo, secondo me, siamo arrivati a questa estrema attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità. Poi ovviamente c'è sempre l'all you can eat, però magari non ci si va più tutte le sere, ma ci si va una volta al mese magari. Esatto, esatto. Va bene, vediamo la vostra cartella così capiamo meglio in concreto cosa fate, a partire dagli oggetti che sono indispensabili al vostro lavoro. Il primo oggetto. Allora, il primo oggetto è questo. Che è scritto in cinese? No. Sì, questo è. Ah, quello è cha. Perché Alberto parli anche un po' di cinese?
Sì. Chiudi un po'. Ah, complimenti. Non è facile trovare in italiano che sappiano già l'inglese, figuriamoci in cinese. Questo è un tè verde al gelsomino, che è il tè verde che praticamente ci ha fatti conoscere, nel senso che quando è iniziata l'idea un po' di iFood Good, eravamo davanti a una tazza di tè verde. In Cina? No, eravamo in Italia, però poi in realtà questo tè ci ha seguito sempre e ci segue tuttora, e anche in Cina ogni riunione che si fa con qualsiasi personaggio c'è sempre il tè verde, quindi è assolutamente il nostro punto di partenza e credo che lo sarà per sempre il nostro punto di riferimento. Siete proprio sani anche nello svago. Poi andiamo al prossimo oggetto. Una birretta no? No, non ce la facciamo a birretta. Una boarding pass. Boarding pass? Okay. Sì. Il biglietto insomma, aereo? Sì, ovviamente il nostro lavoro è fare food scouting, quindi in realtà... Food scouting, questa è una parola che ancora mi manca. L'abbiamo coniata noi. Ah, ecco. Quindi andate a caccia di novità assolutamente, gastronomiche. Assolutamente, con ovviamente sempre la linea guida del sano e gustoso. Okay. E in che cosa, come consiste questo food scouting? Cioè voi andate in giro per il mondo e sperimentate? Sì, sperimentiamo... E come, dove, come vi muovete? In realtà un po' di tutto, dal cibo per strada a conoscenze che ci fanno conoscere cibi, ha ovviamente fiere. Quello che capita, insomma, sì, un po' di networking ovunque. Del cibo. In realtà ovunque andiamo c'è sempre questa passione che ci segue. La curiosità, Sì, proviamo sempre ristoranti nuovi, proviamo sempre location nuove, e vagliamo, cerchiamo di capire, ci documentiamo molto e studiamo molto su quelli che sono ovviamente... i nuovi cibi. Mi sta venendo una grande invidia per il vostro lavoro. Passiamo al prossimo oggetto. Da romagnolo mi piace troppo anche. Il prossimo oggetto è il risultato del full scouting. Uh-huh. È la nostra pasta, quella che avete visto passare, che arriverà a più o meno a fine marzo. Queste sono fettuccine di soia nera, quindi ricchissime di ferro. Quindi queste le avete trovate? Le abbiamo provate. In Cina, giusto? Sì, più e più volte. La Cina è il più grande produttore di soia bio al mondo. Quindi dobbiamo sfatare anche il mito che la Cina produce soltanto diciamo prodotti che non sono un granché. In realtà hanno delle grandi eccellenze, tra cui il tè, la soia e altre, i funghi per esempio, sono i più grandi esportatori mondiali di funghi. Beh, dopo tutto sono grandi quanto un continente, per cui di superficie, di varietà ne hanno. Assolutamente. E questa è una fettuccina che potrebbe rendere veramente felice chiunque, dalla casalinga che non sa come arrestare la sua voglia di pasta, allo sportivo, alla persona che ha problemi di glicemia, al bambino che ha sempre voglia di pasta e non sappiamo come arginarla. Sì, perché purtroppo è un problema molto molto comune. L'obesità nell'Occidente è un problema crescente. Infatti questa pasta in America è già molto molto venduta. Ho capito. Assolutamente. E Alberto, a te l'aspetto più tecnico, che però interessa tanto i nostri ascoltatori, cioè quello di capire com'è aprire un'attività di questa portata e quali sono gli step che si affrontano. Partiamo dalle difficoltà, che poi sono sempre quelle che aiutano gli altri a capire. Le difficoltà sono un po' quelle di tutti quando c'è una startup, quindi iniziare a interfacciarsi con gli uffici, con le istituzioni, con tutto quello che è il reparto amministrativo. Nel nostro caso abbiamo riscontrato un'ulteriore difficoltà, che è quella che, per quanto sia un mercato estremamente ricco e vivo, è comunque nuovo e giovane, e quindi ci troviamo spesso a essere i primi a dover fare determinate mosse strategiche e quant'altro. Un po' dei pionieri. E le stesse istituzioni non sanno bene come devono comportarsi con noi. Oltretutto, essendo un'azienda di San Marino e non essendoci nessuno che tratta bio come lo trattiamo noi a San Marino, ci troviamo spesso in delle problematicità a livello di importazione, esportazione, quindi dobbiamo essere noi a fare da spartiacque per colmare dei vuoti legislativi. Quindi questa è nel nostro caso la difficoltà maggiore. Chiaramente tutto quello che è stato detto prima anche dalla signora che è intervenuta prima,
l'investimento iniziale è comunque necessario. Per carità, nelle start-up ci sono agevolazioni che ti permettono di ammortizzare molti costi nei primi anni, però chiaramente c'è comunque necessità di trovare dei fondi che quasi sempre, come nel nostro caso, sono necessariamente autonomi. Certo. La parte, diciamo, interessante del nostro progetto, almeno per quello che riguarda l'esportazione dei prodotti italiani verso la Cina, è che è un progetto che si autofinanzia. Le aziende che intendono entrare nel nostro progetto pagano inizialmente una fee di entrata, ma chiaramente una volta che sono dentro verranno nel tempo ampiamente ripagati dalla vendita dei prodotti che entreranno in questione e verranno portati fuori. E invece imbarcarsi in questo progetto con un'imprenditrice come Francesca, dato che oggi vogliamo parlare un po' anche dell'imprenditoria al femminile, quale apporto dà una donna ad un progetto come il vostro? Qual è il suo talento? Beh, Francesca ha chiaramente una passione viscerale in questo progetto specifico, ha delle competenze, ha delle curiosità, vede e sente cose che io non potrei mai vedere e sentire. E quindi avete visto, è un vulcano e ha un impeto nel gestire le cose, nel trovare soluzioni alle cose, che spesso a volte va anche frenato, e quindi una parte riflessiva insieme a questo impeto si integra benissimo, e quindi avere delle sensibilità diverse nei confronti dei problemi permette comunque di trovare quasi sempre un punto di vista convergente. Una giusta sintesi. Assolutamente sì. Insomma, Francesco è un po' un vulcano, ti ritrovi in questa definizione. No, ma hai assolutamente ragione, io devi lo ringrazio. Devi essere un po' incanalata. Lui, sì, io in realtà credo di avere più la visione sul lungo periodo, nel senso che la pasta, io mi ricordo il momento in cui ho girato l'angolo e ho visto questa pasta e sono rimasta folgorata. E gli ho detto, no, devi venire qui, questo è il nostro progetto, questo è il nostro futuro. Hai subito avuto intuito, come si dice, le donne hanno più intuito, effettivamente. Sì, ma perché è una cosa che mi ha toccato sempre molto, quindi l'ho vissuta su di me tanti anni questa cosa, e quindi questa necessità di mangiare bene ma in maniera sana, e quindi diciamo che la sento veramente mia, nasce da dentro. Io dico sempre che se ci fossero più donne nei luoghi, nei posti di potere, ci sarebbero meno guerre, secondo me. Però insomma, vediamo come, speriamo cambino le cose. E ditemi le vostre parole chiave, così. Allora, la prima parola chiave è quella che ti è piaciuta moltissimo, è food scouting. Food scouting, ah, ecco, allora subito me l'appunto così non me la scordo. Allora, quindi l'abbiamo già capita, possiamo passare. Sì, e ovviamente il food scouting è quello che poi raggruppa anche la passione per quello che è tutto il progetto, altrimenti non avrebbe senso. Poi la seconda parola. Seconda parola è innovazione, perché se noi non facessimo innovazione sotto questo punto di vista, saremmo semplicemente uno dei tanti. Poi. E il terzo termine è food education. Perché insegniamo a mangiare in maniera sana e gustosa, che secondo me è la cosa poi fondamentale per riuscire a fare qualcosa di veramente innovativo. Certo, e quindi insomma possiamo dire che siete fiduciosi per il futuro, mi sembra perlomeno di vedervi in questa chiave. Io posso dire una cosa, che non è quello che io penso che importa, quello che importa è la risposta del mercato. Non c'è stata una persona o un'azienda a cui abbiamo parlato del progetto verso la Cina o del progetto della pasta che non ci ha chiesto subito di avere i nostri riferimenti e di farci sapere non appena. Insomma, sono rimasti tutti colpiti. Assolutamente, molto interesse. Bene, vi facciamo tanti in bocca al lupo anche a voi. Grazie. Richiamo Chiara in studio, che ci facciamo un selfie, però prima, dato che è stata la festa della donna, non posso che omaggiarvi con un piccolo pensierino floreale. Prego Chiara, vieni pure, così ci facciamo un selfie. Dai dietro. Grazie. Grazie a voi e di nuovo in bocca al lupo per i vostri progetti innovativi, perché poi ci piace il fatto che siano innovativi. Vediamo se non cadiamo tutti. La sedia prima di... Ok, pronti? Vediamo se vi vedo tutti. Chiara, Francesca, 3, 2, 1.
Ottimo. Grazie. Benissimo, grazie. Allora, grazie ancora ai miei ospiti, grazie a tutti voi che ci avete... Occhio Francesco, perché sennò ti becchi la telecamera. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e vi ricordiamo che tra l'altro le imprese che abbiamo presentato questa sera hanno partecipato al bando di Nuove Idee Nuove Imprese. Il bando di quest'anno scade il 13 marzo, per cui vi invitiamo a consultarlo. E mi raccomando, andate come sempre sulla nostra pagina Facebook, La Cartella dei Talenti, raccontateci le vostre storie di innovazione e di imprenditoria giovane, così magari le raccontiamo qua in studio, e ci vediamo alla prossima puntata. Stay tuned.